Allora Simulo, quanto era importante questa vittoria dopo il passo falso della settimana scorsa? Beh, questa vittoria era fondamentale, soprattutto per riprendere il cammino che avevamo interrotto e anche per cercare di meno attaccare ai primi che sono gli Il passo falso della settimana scorsa è stato omicidiale, soprattutto perché veniamo in una settimana un po' tribolata, ci siamo allenati bene, però siamo arrivati lì e abbiamo un pochettino mollato. Eppure si è vista anche oggi un po' di difficoltà nella, nella manovra, un po' si stenta, poi si, si, ci si innervosisce quando forse le cose non riescono a quadrare in campo. Beh, quello purtroppo succede quando contro queste squadre che tendono ad essere molto chiuse dietro, faticare a avere pazienza e quello è un problema perché se uno con una pazienza del possesso palla succede che si innervosisce e quindi poi non so, fatica a arrivare al gol. E quindi poi ci innervosiamo di, di conseguenza. Tra l'altro, ricordiamo che anche nella partita di andata fu difficile riuscire a portare sì. i a punti da lì. Sì, perché il campo eh, era un più piccolo di questo che abbiamo noi. Poi, loro sono una squadra che difende bene, sono, sono fisici, sono, sono cattivi in fase difensiva. E se non fai un giro palla aggressivo intenso, e intenso, soprattutto rapido, loro si chiudono bene e non ti permettono poi di trovare il varco giusto. Infatti, noi abbiamo faticato se ci ha fatto caso soprattutto verso tutta la prima parte di partita perché eravamo lenti nel giro palla poi abbiamo trovato un tiro da fuori. L'azione che ha portato poi all'ardoppio proprio ad opera tua in testa a dirti nel mh, portare palla in maniera molto veloce fino a depositare la palla in rete. Sì, vabbè eh, il mio è stato un, un buon 1-2 col, col Carioti perché comunque loro ci hanno lasciato campo che venivano a prenderci quindi ci hanno permesso di, di, di fare quell1 2 però al primo tempo non ci hanno permesso, sono rimasti più chiusi, stanno dietro, poi a Morrore del Gol per fortuna lo si sono allungati e ci hanno quindi concesso queste ripartenze di attaccarli così. Quello che ci rammarichiamo noi soprattutto è tutto il lavoro che noi facciamo durante l'anno in settimana, soprattutto per quanto riguarda la parte dirigenziale. Perché noi abbiamo fatto un percorso fino a qui che era importante, non dobbiamo cercare di perdere punti e dobbiamo cercare di riprendere l'Eagles che è davanti, per cercare di, di non vanificare il lavoro che poi si fa da, da inizio anno, soprattutto per quanto riguarda la dirigenza che per noi fa un lavoro eccezionale, non ci fa mancare nulla e quindi poi noi andiamo in campo e dobbiamo cercare di portare alta la bandiera anche per loro. Ragazzi. Una caratteristica in casa Piggini quando è assente Stefano Piggini, c'è cioè l'omonimo Marco però per l'esattezza difendere il, la difesa in questo caso della, della zona Pontina. Hai tenuto alto l'onore di questa squadra, avete provato in tutte le occasioni a tornare in partita, non c'è stata l'occasione. Sì, fin quando ho potuto e abbiamo potuto, abbiamo retto in difesa. Dopodiché abbiamo avuto poche occasioni, quelle che abbiamo avuto non le abbiamo sfruttate al meglio. Una al primo tempo netta, un'altra io che ho sbagliato, e purtroppo il risultato alla fine è stato questo. Ecco, fino a che nel primo tempo infatti eravate un po' riusciti ad addommentarla la partita, a abbassare il loro ritmo, che era la caratteristica proprio di, di questa squadra, voi con molta nonchalance siete riusciti, avete avuto l'occasione poi non sfruttata, forse nel secondo tempo eh, siete un po' calati. Sì, nel secondo tempo si è sentita la fatica. Il fiato che mancava, io ma che comunque... Anche perché i primi caldi cominciano a farsi sentire. Sì, io comunque sono poco allenato e anche gli altri quando, quando hanno possibilità di allenarsi diamo sempre il massimo, però alla fine purtroppo con le assenze e tutto il resto, il caldo anche abbiamo dato il massimo, ma secondo tempo siamo calati, siamo calati sul piano fisico, non ce l'abbiamo fatta.